di gruppo, quindi non solo da soli come banca, ma in un gruppo importante. Ridatemi l'ambiente e vi solleverò un sano PIL. È la sintesi del nuovo corso svolto al TAG Hotel di Fano, che in maniera sempre più motivata e diretta caratterizza i piani di investimento messi in atto da BCC Fano nell'interesse di imprese e famiglie. Il tema dell'ecosostenibilità è un argomento importante per la banca, che secondo BCC va necessariamente affrontato sul doppio canale della cooperazione. Cosa può fare il singolo cittadino per l'ambiente, ma soprattutto cosa può fare l'istituto bancario del territorio per dare sempre più ascolto al sentimento green, addirittura essere di stimolo per ragionare e crescere insieme attorno ai temi della finanza sostenibile e della responsabilità sociale e ambientale. La finanza certamente può fare molto. Sappiamo che orientare gli investimenti finanziari in una direzione piuttosto che in un'altra può innescare comportamenti virtuosi e nello stesso momento può bloccare quelli che sono l'esatto opposto. Investire in sostenibilità, in ricerca, in ambiente, in riciclo, in risparmio di energia elettrica e dell'acqua può determinare il successo o meno di un'azienda. È dimostrato, numeri alla mano, che i prodotti finanziari che investono in aziende che rispettano criteri di sostenibilità sono molto più performanti. Però per la BCC di Fano, per le banche come le nostre, la performance non è mai fine a se stessa. La BCC di Fano quindi ancora una volta si dimostra molto attenta a tematiche come quelle dell'ambiente, come quello del territorio, come quello della crescita sostenibile. Sta nel nostro statuto ed è questo che vogliamo continuare a fare per i nostri soci e per i nostri clienti. Relatore principale è stato Fabio Cappa di Raiffeisen Capital Management, fra le più importanti società di gestione del risparmio e la cui caratteristica principale è proprio la particolare predilezione alla finanza sostenibile. Non c'è più tempo. Quella che sarà l'azione di noi tutti dei prossimi 10 anni condizionerà i prossimi 10.000 anni del pianeta. Mi piacerebbe poter dire passiamo tutti all'auto ibrida, passiamo tutti ad una raccolta differenziata finalmente al 100%, mettiamo pannelli solari su ogni tetto. Non basterebbe più. E allora abbiamo un'unica ultima chance per darci un futuro a noi e alle prossime generazioni. Fare leva sull'unico perno attorno al quale gira il mondo, i soldi, il denaro. Smettiamola di investire finanziando le società che con le loro emissioni di CO2 pregiudicano il futuro delle prossime generazioni. E qui il credito cooperativo è il leader assoluto. La finanza sostenibile è l'unica soluzione. Dare soldi, investire semplicemente in quelle società che hanno a cuore il futuro delle prossime generazioni.